Volete eliminare il crespo e il volume dai vostri capelli? Ora vi mostro come fare. Per prima cosa effettuate uno shampoo molto lavante. Effettuiamo la seconda detersione con il Progressive Treatment. Mi raccomando, prima dell'utilizzo va sempre emulsionato. Dopo aver massaggiato bene il prodotto su radici, lunghezze e punte, applicate una cuffia e lasciate agire il prodotto come minimo 20 minuti. Dopo aver sciacquato abbondantemente il prodotto e tamponato i capelli, applichiamo la maschera come ultimo passaggio, la lasciamo agire per 5 minuti, risciacquiamo e procediamo con l'asciugatura. Prima dell'asciugatura utilizziamo l'ultimo prodotto, il sigillante, il serum. Questo è un prodotto che va applicato sempre prima di iniziare l'asciugatura, quindi a capelli umidi, e poi si procede con l'asciugatura. Oltre a sigillare i capelli dall'effetto crespo, è un termoprotettore. Vi do dei consigli per quanto riguarda l'asciugatura, considerando che dobbiamo eliminare l'effetto crespo e i volumi dalla testa, non asciugate i capelli muovendo il phon in questo modo, ma asciugateli dall'alto verso il basso in questo modo. Questo è il risultato dell'asciugatura. In questo lato abbiamo asciugato completamente al naturale, quindi senza utilizzare nessun tipo di strumento, mentre in quest'altro lato è stata utilizzata la spazzola piatta, una spazzola che vi consiglio di utilizzare dove volete lucidare i capelli, eliminare completamente il crespo e i volumi. Si utilizza le radici in questo modo, seguendola con il phon, e sulle lunghezze in questo modo, sempre seguendola con il phon, dall'alto verso il basso. Questo è il risultato finale, capelli privi di effetto crespo e privi di volume. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!